Buongiorno e ben ritrovati. Oggi preparerò delle polpette, ma non di carne. Utilizzerò infatti del pane, nel mio caso del pane in cassetta, ma andrà benissimo anche del pane raffermo. Sarà un ottimo secondo piatto, semplice, veloce, economico per la cena, che potrete utilizzare anche come antipasto o finger food per un aperitivo. Nel boccale di un frullatore inizio a mettere 150 g di pane morbido in cassetta. Potete anche utilizzare del pane raffermo. In quel caso però vi suggerisco di bagnarlo prima con un po' di latte. Lo spezzetto in maniera approssimativa. Aggiungo al pane anche 100 g di mortadella. Una grattata di noce moscata. Un pizzico di sale. Un pizzico di pepe. E inizio ad aggiungere il latte. Questi sono 100 ml. Ne aggiungerò intanto la metà. Inizio a frullare. E poi a poco mi regolerò con la consistenza. Aggiungo altro latte. Aggiungo altro latte ancora. Sono arrivata per ora a 150 ml. Questo è il composto che abbiamo ottenuto. Per renderlo un po' più compatto, aggiungiamo 25 g di pan grattato e aggiungo anche 25 g di farina di pistacchio. Preparo ora l'impanatura. Mescolo 25 g di pan grattato con altri 25 g di farina di pistacchio e un po' di scorza di limone. Appena un po'. Mescolo. Aiutandomi con un cucchiaino, prendo un po' di composto, faccio delle piccole polpettine in questa dimensione e le passo nell'impanatura. E le ho fatte tutte. Ora vado a friggerle. Verso in una pentola oppure in una padella a bordi alti circa 2-3 dita di olio per friggere. Controllo che l'olio sia caldo e metto le polpettine a friggere. Le giro mentre friggono. Le polpettine hanno fritto per circa 5 minuti, sono belle dorate, quindi inizio a scolarle. E le metto su carta assorbente. Le nostre polpettine di pane e mortadella sono pronte. Potete realizzarle anche più grandi oppure in questa dimensione, perfette anche per un aperitivo. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.